Buongiorno, vi ringrazio dell'invito e siamo molto contenti di partecipare a questo interessante convegno. Io rappresento l'AIAP, l'Associazione Italiana di Architettura del Paesaggio, un'associazione che è stata creata nel 1950 da due precursori del mestiere dell'architetto del paesaggio, in tempi davvero non sospetti, Pietro Porcinai e Michele Busilici. E da allora opera in questo campo con degli obiettivi sanitari che sono quelli di contribuire al miglioramento della conoscenza della conservazione attiva e della tutela dei valori del paesaggio, contribuire a promuovere la formazione, attività scientifico-culturali, formazione, aggiornamento professionale e ricerca nel campo e contribuire a qualificare e promuovere la professione specifica dell'architetto del paesaggio che a tutt'oggi non esiste di fatto, non è riconosciuta, l'ordine degli architetti è diventato un ordine degli architetti, dei pianificatori e dei paesaggisti, ma di fatto tuttora non c'è un vero e proprio corso specifico, c'è stato un tentativo, ma adesso il disastroso sistema universitario l'ha eliminato. E quindi in effetti è una professione che non è ancora riconosciuta, che invece ha un ruolo molto importante di coordinamento di tante professionalità, diciamo, che operano nel campo. E quindi come tale abbiamo voluto dare il nostro contributo ad un gruppo di lavoro che stava di fatto lavorando da anni ad una delle versioni, delle molteplici versioni, che ora ricordava 40 anni di lavoro, che fanno sospettare che gli interessi siano più quelli di non approvare questo regolamento che approvarlo, perché di fatto ci sembra che tutto questo lavoro che si sta facendo poi fatica anche ad avere l'interlocutore dell'amministrazione, che sarebbe la cosa più importante, diciamo. E di fatto ci siamo trovati a lavorare a lungo ed è mancato questo riscontro. Invece noi troviamo che sia molto importante che a questo punto si intavoli, no, dei tavoli tecnici con l'amministrazione per avere un riscontro, perché insomma i cittadini, i professionisti possono ragionare a lungo e non ci sentiamo un po' abbandonati, diciamo, a questo punto. L'apporto specifico dell'AIAP è sicuramente stato quello di contribuire a definire un quadro di riferimento un po' più ampio, di superare la parola verde sicuramente era un lavoro che era già stato avviato, con l'inserimento del termine paesaggio, di una visione più ampia e complessa della città, fatta di diverse componenti, quindi non parlare verde o magari di singole alberature piuttosto singoli arbusti, aree verdi intese in modo da standard urbanistico, ma riconosce una specificità che ha un suo aspetto ecologico ma anche un suo aspetto identitario storico, perché voi come sapete anche culturale e naturale è il fondamento della loro identità e quindi il riconoscimento di questa simbiosi molto importante di cultura e natura. A questo proposito riconoscere che il sistema romano ha anche delle peculiarità e quindi non parlare di verde e liquidarlo in pochi articoli, ma riconoscere che il sistema romano è molto complesso, in particolare costituito da un sistema insediativo storico, costituito da alberati, ville, giardini storici, piazze, casali antichi, quindi considerare tutto questo complesso, quello archeologico ovviamente, dai macrosistemi, questi cunei verdi che si inseriscono all'interno dell'insediamento, ma anche i microspazi, quell'archeologia che consideriamo archeologia della quotidianità, che quotidianamente incontriamo camminando all'interno del centro storico, che sono delle vere e proprie sacche e che di naturalità incredibile, dove crescono appunto erbe spontanee meravigliose che ogni giorno possiamo ammirare, che però generalmente vengono considerate dei luoghi un po' abbandonati, dei luoghi da recintare, che spesso vengono
insomma, considerate quasi degli intoppi all'interno della città, della vita attiva, moderna, diciamo, e invece che andrebbero recuperati. E la cosa importante sarebbe, insieme agli ambiti fluviali, all'agro-romano, alla città consolidata, considerare appunto questo paesaggio una vera e propria rete ecologica, che di fatto è un concetto che assolutamente è stato recepito dal piano regolatore, che però si fatica ancora a recepire in qualche modo, a far proprio anche da parte dell'amministrazione, che noi siamo un po' preoccupati, perché di fatto si stanno portando avanti due regolamenti distinti: un regolamento sugli orti urbani e un regolamento sul verde, diciamo, del paesaggio urbano. E troviamo come gruppo veramente che questa sia una cosa molto grave, perché gli orti urbani non sono che una delle componenti essenziali di questo sistema, che è una rete e che ha una forza, perché dal punto di vista ecologico, perché come sappiamo sono dei veri e propri, il rapporto, il collegamento tra queste aree costituirebbe dei veri e propri corridoi ecologici, oltre che una connessione, una funzionalità all'interno della città. Quindi, insomma, diciamo, per noi la cosa importante è cercare di definire l'immagine di questa città, di questo paesaggio che vogliamo. Quindi si tratta di arrivare alla definizione di un proprio piano regolatore del verde, che abbiamo infatti inserito insieme al gruppo di lavoro all'interno di questa normativa. Sarebbe fondamentale avere un piano regolatore che dialoghi con il vero e proprio piano regolatore della città, e che anzi sia recepito dallo stesso, e forse lo governi addirittura, no? Quindi le regole.